attraverso la foto raccontiamo una storia e mettiamo in evidenza quelle che sono le relazioni, quindi ciò che in realtà ci sta più a cuore. Per me è anche un investimento a lunga scadenza. Anche quando avrai dei figli, la tua famiglia non sarà più tra me e te, ma sarà più allargata, la condividerai quella foto lì con il futuro delle persone che avrai, che ti circondano. Per me la prima sensazione è proprio stata quella di incontrare una persona ed è stato fondamentale incontrare un professionista che però sapeva esprimere le sue competenze con una certa umanità. Per me è stata importante perché mi metteva tranquillità, mi metteva serenità. L'altro aspetto che mi è piaciuto subito quando ci siamo incontrati era il concetto di cambiamento, cioè sentivo che c'era qualcosa di nuovo. Il giorno del matrimonio è stata praticamente quasi un non rendersi neanche conto che ci fosse il fotografo, perché era, diciamo, un rapporto costruito prima, costruito sapendo che alla fine Alfonso era lì per raccontare il nostro giorno. Alla fine poi è la relazione che conta ed è quello che è stato costruito prima ed è ciò che ci ha permesso il giorno del matrimonio di essere tranquilli. C'è la possibilità di capirsi subito, c'è la possibilità di camminare sulla stessa linea e l'obiettivo alla fine, il risultato finale esce da solo, insomma. Ma ciò che conta nella vita poi sono le persone che incontriamo e gli incontri che facciamo, questo è fondamentale, soprattutto appunto nel giorno del nostro matrimonio. Per me il ricordo più importante è stato il momento in cui ci siamo dedicati a noi due, nel senso che appunto organizzi un evento, ci sono un sacco di aspettative, e ci sono un sacco di persone a cui vuoi bene, però poi alla fine, voglio dire, ciò che resterà è l'unione. Il momento che ha caratterizzato un po' la nostra giornata è stato proprio quel momento in cui eravamo io e te. E ho in mente una foto in particolare, un momento in particolare, quando tu, Alfonso, ci hai ripreso di spalle e noi guardavamo appunto tutta la pianura, no? Che inizialmente al mattino non era così limpida, ma in quel momento tra il sole e il cielo blu ci ha fatto proprio guardare proprio il futuro, quindi grazie per questo.